Bene, bene, eccoci qui, Didacta 2023, giorno di inaugurazione. Abbiamo qui con noi il professor Fabiano Gaetano, presidente dell'Associazione Innovazione Didattica e anche cofondatore della spin-off Air for Edu. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e grazie per l'opportunità e grazie per averci invitato e darci l'opportunità di essere qui a raccontarci. Bene, questo appuntamento di Didacta è un appuntamento importante, una fiera che è per la sesta edizione, ha predisposto una serie di seminari, convegni, veramente di grande interesse. Con lei parliamo di intelligenza artificiale, che è uno degli argomenti clou di questa edizione di Didacta. Cosa innanzitutto si può fare con l'intelligenza artificiale a scuola? Allora, l'intelligenza artificiale è un argomento che, come possiamo vedere dai giornali, anche il ministro stesso è arrivato a parlarne più e più volte sull'importanza dell'utilizzo di questi strumenti di intelligenza artificiale a scuola. Noi come Innovazione Didattica abbiamo proposto già un anno fa una serie di soluzioni sotto il cappello di AI for Ed, Artificial Intelligence for Education, che propone appunto l'utilizzo e l'applicazione dello stato dell'arte, delle tecniche e tecnologie di intelligenza artificiale all'uso della didattica. L'intelligenza artificiale può fare tanto, tantissimo per il docente e per la didattica. Nel nostro immaginario noi lo vediamo come un esoscheletro che può potenziare le capacità del docente, permettere di reggere degli sforzi e personalizzare, migliorare la qualità della didattica e conseguentemente l'apprendimento da parte dei discenti. Personalizzare le lezioni, quindi anche in base alle singole esigenze dell'alunno? In base anche alle singole esigenze dell'alunno, in base alle singole esigenze della classe, in base alle singole esigenze della disciplina, perché noi dobbiamo immaginare queste intelligenze artificiali come un aiutante, un assistente con cui poter fare brainstorming, scambio di idee, e in qualche modo il docente può chiedere spunti, riflessioni, suggerimenti, miglioramenti e tutta una serie di opzioni che possono poi essere raccolte dal docente ed essere applicate nella didattica. A tutti i livelli scolastici, anche nel primo ciclo? Nel primo ciclo, forse soprattutto nel primo ciclo, perché è laddove la didattica fa forse più uso di fantasia. L'intelligenza artificiale con la fantasia si sposa molto bene. Quindi anche applicando la IDSA e anche arrivando alla disabilità? Sì, perché in pratica sui disturbi specifici dell'apprendimento, quindi su quello che riguardano i diversi disturbi specifici, può essere utilizzata sia come misura compensativa, quindi andare a compensare laddove c'è il bisogno, sia come misura dispensativa. Allora, sul piano pratico, l'intelligenza artificiale sicuramente aiuta nella formazione dei testi. Sì, immaginiamolo come un generatore di testi on demand, vale a dire che il docente può fare delle domande, quindi la formazione proprio del docente è nel saper fare bene le domande finalizzate a produrre un semilavorato didattico, quindi dal materiale, dalla presentazione, dai contenuti, dagli spunti, dai punti, fino ad arrivare al test di verifica. Quindi dipende tantissimo, credo, dall'impostazione che dal docente. Dipende molto dalla qualità con cui il docente è in grado di saper fare le domande giuste all'intelligenza artificiale. Ma si relaziona con cosa? Con un'applicazione? Si relaziona con un'applicazione dove pone dei testi, fa delle domande. Si chiamerà, vedrete, se ne parlerà sempre più spesso, l'ingegneria dei prompt engineering, quindi vale a dire proprio l'ingegneria delle richieste. Anche nel campo multimediale, non anche solo nel campo testuale. Multimediale si vedono in rete, ne vedete tantissime di queste intelligenze artificiali in grado di creare queste immagini bellissime partendo dalla descrizione testuale dell'immagine. Quindi immaginate l'immagine come supporto per la didattica, e quindi il docente può utilizzare parole per descrivere un'immagine da utilizzare come supporto per la didattica. Occorre un device per ogni alunno o basta in un'aula avere dipende da quale prospettiva si utilizza l'intelligenza artificiale. Lato docente è chiaro che serve il device parte docente. Se invece si vuole proporre un utilizzo di queste tecnologie lato studenti, serve un device lato studente. Professore, ci sono applicazioni già pronte all'uso? Glielo chiedo perché
c'è tanto interesse in questo periodo da parte delle scuole anche per spendere, utilizzare al meglio i fondi del PNRR. Applicazioni verticalizzate, verticali su la didattica ce ne sono, stanno iniziando a nascere, una tra tutte è anche la nostra applicazione AI4Edu, che è per la didattica, ma ancora lo stato dell'arte, diciamo, si sta muovendo su un fronte più generale, generalista. Ce ne saranno molte di più. Quello su cui bisogna investire maggiormente è la formazione sia dei docenti sia degli studenti sull'utilizzo corretto e idoneo delle tecnologie e tecniche di intelligenza artificiale. Quindi l'investimento principale da fare in questa fase non è tecnologico, ma è sulle conoscenze e sulle competenze. Quindi il costo maggiore, possiamo dire, che non è tanto al momento tecnologico, ma umano? È umano, sì. A nostro avviso, lo sforzo maggiore che bisogna fare oggi è dal punto di vista umano e dal punto di vista formativo. Le tecnologie verranno dopo, ma i costi di ciò che si adotta nella didattica ha un costo. Anche una penna ha un costo, voglio dire, è uno strumento, ma non è solo lo strumento a rendere efficace l'azione didattica, ma è quello che si mette dentro lo strumento e come lo si utilizza. Servono delle competenze di base a livello digitale? Servono competenze di base a livello digitale, quindi serve una buona base di cultura dell'utilizzo degli strumenti digitali, ma serve anche una buona conoscenza su quello che questi strumenti possono o non possono fare. Si sta generando anche, se posso aggiungere una riflessione, anche molta paura sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella didattica. A nostro avviso la paura deriva appunto dal fatto che non c'è una conoscenza profonda dell'argomento, quindi si ha paura di ciò che non si conosce. Il nostro obiettivo principale con l'Associazione Innovazione Didattica è quello di rompere questa barriera dovuta alla non conoscenza di questi temi, di queste tematiche. Bene, bene, con questo auspicio salutiamo il professor Fabiano Gaetano e ringraziamo per la disponibilità e il contributo. Professore, una proiezione, tra quanti anni, insomma, saremmo troppo ottimisti nel dire mesi, ma tra quanti anni potremo vedere realizzato un prototipo di intelligenza artificiale all'interno delle nostre scuole? La futurologia, diciamo, è una materia molto, molto vaga. Secondo me non arriverà tra tanto tempo, più che altro bisogna prima arrivare pronti. Il nostro obiettivo è trovarci pronti quando questa arriverà. Bene, ringraziamo appunto il professor Gaetano. Grazie mille, grazie.